Me sta prendendo in giro? No, perché guarda, io guarda, non sopporto quando mi dicono le bugie. Io una volta dalla mia figlia, gli ho chiesto, l'hai lavato i denti? Mi ha detto sì, e non era vero. Io ho dato uno schiaffo, la mia moglie mi mette in denuncia. Scusa, quindi Pino Scattini ha chiamato l'avvocato, chi è? Paolo Bartoli. Cioè, dicendogli che ti vuole querelare perché hai fatto un'imitazione in diretta? Esatto, cioè, ma infatti... Cioè, perché l'hai imitato troppo bene, il motivo della denuncia è questo, perché era troppo uguale, insomma. Sì, vabbè, ma dai... ma roba da matti, dai. Resta il fatto che, esatto, resta il fatto che non poteva più niente, sto smonte. Cioè, lui ha sempre burlato su sta faccenda, nel senso, quando vive il culo, capito così, no? Lui, Paolo mi ha detto... Sul serio, che Pino ne ha 100, no? Ma ha detto, io era l'unica volta, che la volta c'era una basket, ha detto, me ne sta uno, senza motivo. Ma io ti ho detto, infatti, assolutamente ne chiamare, perché considerando come lui, cosa sono quel modo, hai solo a mettere in testa c'è un fantino, la solfa, ho detto, scusate, che io non so qui che parla, ci scegliere dai carabinieri la colombella, ha detto, è un po' adesso, cioè, l'ho detto, cioè, io mi sono messo troppo male, Luca, cioè, non me l'aspettavo, cioè, da te, ti conosciamo così, anche perché mi chiamano gli amici miei, cioè, ma l'hai visto, cioè, ma anche il mirato al diavolo mi ha chiamato, mi ha detto, cioè, ti stanno prendendo per così, ma no, mi sembra un caso, detto, ma chi è? Oh, mio, ma fino nel giusto modo, volevo dire, io fa quel che ti parma, volevo dire. No, io adesso, cioè, le dico, voglio andare in fondo perché me la fastidio, perché poi da te me l'aspettavo, capito? Vabbè, io non c'è niente programmato, sono gitto lì in trasmissione, nella figura che ricopro, quindi da artista è solito fare quello che mi ho chiesto, fai, è totalmente una cosa. Adesso quindi il tuo ruolo è fare l'artista, tu sei un artista? Mi ho chiamato come Sette Cervelli, anche in Sida c'è la Luca di Sette Cervelli, tu vuoi dire? Io che te la dico? È come se Burzigotti denunciata a Catoggio per clamidare. Vabbè, Burzigotti... Era quel che pare, giustamente. Bravi, Burzigotti è una cosa, io sono un'altra. Hai capito, Luca? Ma no, adesso... No, lascia per adesso, non va niente. Dopo, prendo dopo più tardi. Mi viene... Tu prendi anche il caffè? Lassagliese, ma lassagliere che... Luca, tanto ci risentiamo, devo uscire un attimo, arrivo subito. Se sta caca sotto, è sbiancolito. A me mi sta cercando i comici, ma Dio che ha detto tamme al telefono. Cioè, chi è che c'ha ragione, cioè, voglio dire, dal punto di vista? Se ti avvisato, ci puoi avere ragione anche tu, ma vabbè, sì, dai. È solo dal discorso dell'amicizia, del rispetto per lui, perché... Io conosco, Pino conosce tutto, ma se tu sei tocchi da famiglia, figlia, poi, cioè, non si ragiona. Però dai, Pino, cazzo, ma tanto la denuncia del tipo, vai da un altro avvocato. No, spendi soldi e non compisci niente. Ho capito, però voglio dire, ha da capire che non può fare, cioè, lo stupido con qualcuno può, con me no. Ma per bene che io voglio, è solo una questione di questa. Ma l'hai fatta la rinuncia? No, ci vado lunedì mattina. Io so che è lì. Ciao. Se trovate il modo, dai, ti rompe i coglioni, dai, lasciati andare. Quando tu sei così, quando ti stardisci. Io mister guarda, male, guarda che faccio la brava, cambia la faccia. Ma che Luca, dai, gli voglio più bene che te, però voglio dire, cioè, sono le cose che non ci passo sopra, non c'è niente, sono fatto così, sono fatto male, perché lo riconosco da me, sono fatto male. Sei ben... Luca Pellegrini, benvenuto al Caffè Sport. Allora, comunque, se passa lì a casa, sono stato un po' io fatto, non è stato lui, un'idea mia. Tu stavi a riprendere tu.